Dunque, per farmare quello che ci serve, la cosa più semplice da fare è metterci il cappello esca. Solo per richiamare il nemico, ovviamente. Che però non vuole uscire. Ok, il nemico che ci serve è questo. Meraviglia, che appartiene alla classe delle Fenici. E sappiamo tutti che cosa fanno le Fenici. Riportano in vita i propri compagni caduti. La combinazione che c'è uscita non è delle migliori. Il verme chimera non ci dà tantissimo. Ma il metodo è sempre quello. Uccidiamo il compagno, lo facciamo riportare in vita e continuiamo. Ovviamente lui ci attaccherà di tanto in tanto. Più di un tanto in tanto. Però poi riporta in vita il compagno caduto. A noi ci deve fregare relativamente poco questo. Noi dobbiamo concentrarci solamente sul compagno e, di tanto in tanto, curarci. E andiamo avanti così fino a che lui non scappa o ci rompiamo le balle. E infatti è scappato lui. Come avete visto, punti esperienza 718. Sono pochi, perché la combinazione purtroppo non era ottima. Dobbiamo trovare una combinazione di meraviglia e, non lo so, uno di loro due, un'altra meraviglia, che così se sbagli e attacchi l'altra, l'altra te la riporta in vita. Purtroppo è una combinazione molto difficile trovarne due assieme. Dobbiamo avere molta fortuna. Ma come vedete tra poco, quello che ci danno in punti esperienza è veramente tanto. 8622 è veramente una cifra folle. Per quello dobbiamo riuscire a trovarne due, perché uccidendolo e riportandolo in vita ce li becchiamo continuamente. Questo è quello che ho appena ottenuto continuando ad uccidere il vermicello insieme alla fenice. È sempre meno di uccidere una sola fenice, Però capiamoci, il meccanismo funziona. Il punto è trovare una combinazione buona che ci permette di avere un bel po' di punti esperienza in più. Ok, questa dovrebbe già fare più al caso nostro. Certo, non è come avere due di questi, però capiamoci, potrebbe tornarci utile. Chissà, magari che riusciamo finalmente ad avere il drop di sta maledetta bacchetta. Purtroppo l'uccellaccio è durato solo 3 turni e abbiamo ottenuto, uccidendo 3 volte il drago, quasi 2000 punti, ma niente bacchetta. Grazie gioco, porca di quella... l'RNG di sto gran paio di palle. Oh, finalmente, la fortuna nella sfortuna, abbiamo ottenuto la staffa che volevamo. Finalmente, mamma mia. Sta maledetta lama, mi sono sbagliato l'altra volta, la possiamo solamente dare a Ivan. Però è comunque un ottimo boost per lui. Anche per Jenna non sarebbe male, ma come ho detto, questa qui ha più possibilità di utilizzare l'abilità speciale. Quindi ovviamente con tutto il setup di fare più colpi critici. Purtroppo questa ardua e a quanto pare impossibile impresa sta richiedendo fin troppo tempo per essere portata a suo compimento. Non ci credo. Non ci credo che mi hai dato un'altra di queste. Come vedete è un ottimo boost per Jenna. Gliela lascio, giusto per ricordo, ma non gliela attivo. Se ne trovo un'altra gliela do anche a Garrett. Io, per adesso, resto ancora qui per farmare un po' di punti. La speranza che esca la tengo sempre qui nel corazon. Non ci credo, proprio adesso che volevo chiudere. Non ci voglio credere, bastardo. Voi non avete idea di quanto tempo ci è voluto per fare questa maledettissima scena. Non è uscito fino adesso, vi giuro. Stavo per chiudere il video, ma finalmente sono usciti sti maledetti pollacci. Quindi, finalmente il tutorial può avanzare. Ora, quello che dobbiamo fare è semplice. Dobbiamo ucciderne uno e uno solo soltanto e sperare che l'altro non scappi via subito. Ora, uccidendone uno otteniamo 8000 e più punti esperienza. Ovviamente il secondo non dobbiamo ucciderlo, sennò la magia finisce. E soprattutto dobbiamo sperare che non fugga. Questi stronzi colpiscono comunque anche duro, ma la cosa fondamentale è che non deve scappare. La cosa fondamentale è che non devono scappare. Quindi dobbiamo concentrarci sempre e solamente su uno di loro. Ovviamente dobbiamo anche non morire nel mentre. E 8000 punti, 8000 punti, 8000 punti. Il lui intanto continua a colpirci. Fa veramente male. E dobbiamo anche sperare che nel mentre, esatto, non fugga, come è appena successo. Quello che è appena successo purtroppo capiterà. Ma se avete fortuna di poter avere due di questi maledettissimi pollacci,
Come vedrete, otterremo 25.000 punti. 25.000 punti. E in questo momento è poco perché se n'è fuggito. Ma se avete fortuna, vedete, tutto il party sale di livello. Mica male, eh?